Intanto si rileva, per quel che si può rilevare, una velocità moderata, anche perché in quel tratto diversamente non si poteva. E poi si vedono solo gli stop che si accendono. Di sicuro il guardarei non ha aiutato, è una vecchia ringhiera, credo degli anni 50. Ho visto poco prima, la stanno anche sostituendo, però è stata una concomitanza di eventi quella che ha fatto sì che si realizzasse questa disgrazia, insomma questa tragedia. L'autista è con noi da almeno 7 anni, riprovata professionalità, aveva 40 anni, aveva appena preso servizio, è una bravissima persona, di là stanno piangendo tutti, un professionista della strada, non è che si possa dire tanto di più, cioè capisci, fosse stato un autista neoassunto, uno che ha la mia età, un anziano, che potrei aver pensato di tutto, ma questo era proprio nel fiore degli anni. Persona iper disponibile, l'autobus ha esattamente 12 mesi, è stato inaugurato ad ottobre dello scorso anno. Era un ibrido 100%? No, era un elettrico 100%. Avrà avuto sui 35.000 chilometri. Hanno preso fuoco le batterie? No, non hanno preso fuoco le batterie. Quando è caduto ha fatto un piccolo cortocircuito, però il materiale autoestinguente si è spento subito, ma non ha le batterie assolutamente non hanno preso fuoco, altrimenti non rimaneva neanche più cavalcavia.